Anticipazioni Temptation Island. Valeria lascia Chavi per Alessandro Basciano. La settima edizione di Temptation Island è partita già con il voto. Sono iniziate le registrazioni e le coppie, come di consueto, sono state separate. Il loro intento? Mettere a dura prova i propri sentimenti. Ma quali dettagli sono trapelati in queste ore? È emerso che Antonella Lia e il fidanzato stiano vivendo una forte crisi. Una fidanzata, invece, ha perso la testa per un single del villaggio e dunque avrebbe lasciato la sua dolce metà. Prima di svelarvi però la loro identità e qualche succoso dettaglio in più, è doveroso specificarvi quale single animerà il piccolo schermo quest'estate. Nel villaggio sardo ci sarà Francesco Muzzi, ex corteggiatore di Uomini e Donne, e precisamente della tronista Sara Tozzi, che si metterà in gioco, in qualità di single, a Temptation Island. Ma non è tutto, anche la non scelta della tronista Giulia Quattrociocche, ovvero Alessandro Basciano, farà parte dei tentatori. Su quest'ultimo, in particolar modo, abbiamo uno scoop. Sono emerse delle indiscrezioni sul loro conto. Il giovane in questione ha fatto capitolare una delle fidanzate nel villaggio sardo. Ci riferiamo a Valeria, la quale circa due settimane fa aveva attraversato le bianche spiagge della Sardegna insieme al suo fidanzato Chavi. Ricordiamo che durante il video di presentazione la 26enne lamentava il fatto che il suo fidanzato voleva essere libero, ma nel frattempo la privava della sua libertà. Il ragazzo invece ha raccontato che la sua dolce metà vorrebbe costruire una famiglia, mentre lui trova sempre una scusa per glissare l'argomento. La clip si conclude con Valeria, che tra le lacrime confida che Chavi è tutto per lei. Ebbene, a quanto pare però, una volta che la coppia è stata separata, qualcosa è accaduto. Il single Alessandro Basciano ha fatto breccia nel cuore della bella Valeria. E Amedeo Venza, che sostiene che Chavi, una volta appurato che la sua dolce metà ha perso la testa per un single, ha abbandonato tristemente il programma. Per quanto riguarda la coppia formata da Antonella Lia e Pietro Dalle Piane, in questo momento starebbe vivendo un forte momento di crisi. Stando a quanto riporta l'influencer citato prima, la showgirl piemontese avrebbe dato di matto quando ha visto che il suo lui avrebbe avuto degli atteggiamenti confidenziali con una aiutante tentatrice. Le parole di Venza sarebbero state queste: Pietro avrebbe fatto degli apprezzamenti abbastanza lusinghieri verso una single, mandando in tilt la Elia, che ci scommetto già, ci regalerà del trash fantastico. C'è da precisare che il conduttore di Temptation Island, Filippo Bisciglia, ha inviato un videomessaggio al programma Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, nel quale avrebbe confidato queste parole. Noi siamo già qui in Sardegna. Questa sarà un'edizione davvero speciale, perché per la prima volta dopo 7 anni, oltre alle coppie comuni, ci saranno anche quelle famose. Quindi la cosa si farà ancora più intrigante. Ma non solo il fidatissimo amico di Maria De Filippi, Filippo Bisciglia, ha rivelato al settimanale Uomini e Donne Magazine che cosa ne pensa della partecipazione di Antonella Lia a Temptation Island. Ecco il pensiero espresso. A me Antonella Lia piace molto. Avevo avuto modo di conoscerla durante la mia esperienza a tale e quale show e ho capito che è una donna che sa essere anche molto dolce. In questo programma si parla di dinamiche di coppia, si mettono al centro i sentimenti e non è come all'interno di un reality. Antonella reagisce quando viene attaccata e si sente sotto bersaglio. Questa volta la vedrete in una veste del tutto inedita. Cosa farà secondo voi Pietro Dalle Piane? Troverà consolazione parlando o interagendo con una tentatrice? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.